In questo problema ci sono tutte le cose che abbiamo visto sull'intensità sonora e il livello sonoro, quindi è un problema completo. Nel punto A, a 3 metri di distanza da una sorgente sonora, il timpano del nostro orecchio, una membrana di aria 0,20 cm quadrati, riceve questa energia, 0,85 microjoule, ogni decimo di secondo. Due domande: quanto vale il livello sonoro in A? E in quale posizione B dobbiamo spostarci affinché il livello sonoro dimezzi? Questa è la situazione, la sorgente sonora, il punto A e il punto B. Il punto B è più lontano del punto A rispetto alla sorgente, perché se il livello sonoro deve essere minore, la metà, allora vuol dire che il volume del suono è più basso, quindi vuol dire che stiamo più lontani dalla sorgente, perché sentiamo il suono meno forte. In questo svolgimento, con il colore verde, ho disegnato e ho scritto tutte le cose che si riferiscono alla posizione A e quindi all'orecchio, e con il colore rosso tutto quello che si riferisce invece alla posizione B. Qui abbiamo la sorgente che emette una certa potenza e noi non sappiamo quanto sia. La potenza emessa sarebbe quanta energia emette la sorgente in un certo intervallo di tempo, per esempio ogni secondo. Conosciamo la distanza fra la sorgente e la posizione A, che è 3 metri. Questo è l'orecchio, la membrana del timpano, di area 0,20 cm quadrati, e sappiamo che riceve questa quantità di energia, delta E', 0,85 millijoule, ogni decimo di secondo. Noi dobbiamo calcolare il livello sonoro in A, quindi per poter calcolare il livello sonoro ci serve prima calcolare l'intensità sonora in A. E per calcolare l'intensità sonora in questo punto A ci sono due formule. Una che fa riferimento alla potenza emessa dalla sorgente, che non conosciamo, cioè questa. E dovremmo dividere la potenza emessa dalla sorgente diviso l'area della sfera, della superficie sferica, di raggio 3 metri, cioè questa sfera qui. Questa è la prima formula per calcolare l'intensità sonora in A, ma non possiamo applicarla perché non conosciamo la potenza emessa dalla sorgente, cioè non conosciamo questa. Quindi useremo l'altra formula, che invece permette sempre di calcolare l'intensità sonora in A, ma per mezzo delle proprietà del ricevitore. Il ricevitore sarebbe il microfono, in questo caso è la membrana del timpano, che viene investita dall'energia sonora. E allora noi dobbiamo sapere quanta energia sonora questa membrana del timpano riceve al secondo, quindi P', la potenza ricevuta, assorbita, e dobbiamo dividere questa potenza assorbita dal timpano diviso l'area del timpano, che conosciamo, 0,20 cm². La potenza che assorbe il timpano sarebbe l'energia al secondo, ce la ricaviamo dai dati. Infatti noi sappiamo che il timpano assorbe questa quantità di energia ogni decimo di secondo, quindi la potenza assorbita P' è quanta energia, questa, diviso quanto tempo, e quindi fa 8,5 microwatt. Ricordiamo che micro è un prefisso che vuol dire un milionesimo, 10 alla meno 6. Dunque, dividiamo questa potenza, 8,5 microwatt, diviso la superficie, la membrana del timpano, e 0,20 cm², la portiamo in metri quadrati, quindi 0,20, 10 alla meno 4 metri quadrati. E così abbiamo l'intensità sonora in questo punto A. È questo valore molto grande. Molto grande perché ricordiamo che 10 watt al metro quadrato è la soglia del dolore. Che questo valore sia molto grande, quasi la soglia del dolore, lo dimostreremo tra poco quando trasformeremo l'intensità sonora in questo punto A in livello sonoro. Per fare questa trasformazione dobbiamo utilizzare questa formula, che è la definizione del livello sonoro. Quindi il livello sonoro nel punto A, dove è l'orecchio, è uguale a 10 logaritmo di questa intensità sonora in A, appena calcolata, diviso l'intensità sonora di riferimento, che è la soglia di udibilità, 10 alla meno 12 watt al metro quadrato. Le unità di misura qua non le ho scritte, tanto è un rapporto fra intensità sonore, le unità di misura si semplificano. Otteniamo quindi 10 logaritmo decimale di 0,425, 10 alla 12 va al numeratore. Qui posso anche sfruttare le proprietà dei logaritmi, che trasformano le moltiplicazioni in somme. Infatti una volta, quando non esistevano le calcolatrici, i logaritmi erano utili anche per questo, perché trasformavano moltiplicazioni in somme. Quindi abbiamo
il logaritmo di una moltiplicazione uguale alla somma dei logaritmi, quindi il logaritmo di 0,425 più il logaritmo di 10 alla 12. Il logaritmo di 10 alla 12 fa 12, sia perché il logaritmo e il 10 alla sono operazioni l'una all'inversa dell'altra, sia per la definizione di logaritmo. Logaritmo di 10 alla 12 vuol dire qual è quell'esponente da dare alla base 10 per ottenere 10 alla 12 come risultato. L'esponente da dare alla base 10 è 12, quindi abbiamo il logaritmo di questo più 12. Il logaritmo di 0,425 fa meno 0,37, un valore negativo. Infatti, se ricordiamo come è fatto il logaritmo decimale, logaritmo in base 10 di x in funzione di x, sappiamo che ha una radice nel valore x uguale a 1. Per valori compresi fra 0 e 1, quindi minori di 1, il grafico del logaritmo è sotto l'asse x, e in questo caso noi dobbiamo calcolare il logaritmo di 0,425 che si trova qua, e quindi otteniamo un risultato negativo, meno 0,37. E quindi, in conclusione, il livello sonoro in A, svolgendo questo calcolo, sono circa 116 decibel. Abbiamo la conferma che siamo vicini alla soglia del dolore che è 130 decibel. E così abbiamo risposto alla prima domanda: il livello sonoro nel punto A, dov'è l'orecchio, dove siamo noi in pratica.